Culurgiones, sai cosa sono? È una pasta ripiena tipica sarda. O panzerotti? Culurgiones. Grazie. Aiuto, oggi si oggi. I culurgiones sono lo splendido piatto per una prova di abilità. Allora, non sono assolutamente facili da chiudere come la forma originale, non mi riesce neanche a me, ci vuole proprio manualità, ci vuole la tradizione, però potete anche chiuderli in maniera differente, potete anche variarli un pochino. Diciamo che l'importante è che ci sia quella bella forma allungata, bella corposa, piena di ripieno e magari salzata adeguatamente. Ok? Ha vinto Davide, entra prima in dispensa, fai la spesa, via! Io lì, non lo spiare troppo, non lo guardare più sempre, Io li farei così, 300 grammi di finferli puliti, 150 grammi di ricotta di mucca, 150 grammi di ricotta di pecora, 80 grammi di pecorino sardo grattugiato. Entra pure, Giorgia. Pepe nero, una noce di burro, un goccio d'olio, ovviamente la pasta, in questo caso la facciamo come la classica, la facciamo all'uovo, quindi ogni uovo 100 grammi di farina. Basta, un profumo, mettiamo soltanto delle foglie di nepitella per saltare i funghi con uno scalogno e un pizzico di peperoncino se vi piace il piccante. Li facciamo lisci, un po' diversi. Allora, qua ci sono i funghi, ammollati, vedo delle patate bollite, la panna, cos'è panna quella? Pesce spada, ultimi 3 secondi, 2, 1, qua di pesce, stop, e qua di terra. Ora ce lo spiegheranno, vi do 9 minuti, qui si fa sul serio, Via, via. Ladies first, raccontami la ricetta, Giorgio. Allora, adesso se per piacere mi puoi stendere innanzitutto sai in via dell'aiuto. Sai che sarò maleducato, ma per piacere non funziona, bisogna, perché se no non parto, grazie, perché c'è il notaio, se non sente il DIN non segna che ti ho aiutato, scherzo. Raccontami poi, ti stendo la pasta, che ormai sì, è diventato un po' il mio lavoro qua dentro di tutti i giorni. Cosa ci fai? Com'è questo impasto? Allora, l'impasto è costituito da patata rossa, l'impasto? No, la farcia. La farcia. Ok. Quindi, patate già bollite. Sì, menta e pecorino grattugiato fresco. Ok. E poi... Che sono, allora, pecorino, menta e patate. Andiamo a esclusione. Poi sì, abbiamo funghi ammollati, prezzemolo, queste sono nocciole sì, e no, menta. Questo è per fare il sughetto. Ok, quindi... Ci metti solo funghi senza cipolla, senza aglio, senza niente? Sì, perché l'aglio non lo posso mangiare. Fantastico. Quindi... Anche, guarda, Michele è contento perché dopo lo studio vola direttamente in teatro e ci sono un po' di lamentele ultimamente dei suoi colleghi che non vogliono più parlarci in scena. Ma tutto a posto. Mi danno del voi, gira la testa. Si rischia la carriera per stare a qualche fiamma. Dimmi, dimmi Michele, dimmi, durante la sera brutta, brutta forte. Come lo fai questo sughetto? Adesso i funghi un po' li lascio a pezzettoni, un po' li trito al mixer, poi unisco con il tartufo al formaggio, il prezzemolo e i pinoli. Ok, cioè poi... il formaggio e il tartufo. Infatti... Sì, ti preoccupa, lo sai che è difficile star qua dietro, c'è anche no, stata. Questo è durissimo. Eh? È durissimo. Che le patate si sono un po' raffreddate stando lì, sai? Dove... Ma lo strizzi qua sopra direttamente? Sì, sì, sì. Adesso metti tutto. Devi portarla un po' agli allenamenti, Davide. La vedo un po' fuori forma, sono un po' lenta. Lei dice che va in palestra, però è cattiva. Allora, no, mi piace questo. Ma allora, subito la domanda di rito. Quando vengono qua coppie, amici, marito e moglie, eccetera, c'è sempre una scommessa. Dalla più banale come lavi i piatti, porti fuori il cane, addirittura a viaggi e mete esotiche. Avete scommesso qualcosa? Sinceramente no. Possiamo farlo adesso? Con porti fuori il cane mi hai dato una bella... La lanciamo? Di chi è il cane? Mio. Gliel'ho regalato io a lei. Ok, allora, facciamo così, la lanciamo quanto, Michi? Un mese? Beh, almeno. Ma almeno no, un mese? Un paio di mesi. Ci stai? No, un paio tanto. Ma è mio. E la devo portare tutti i giorni, quindi non c'è problema. Lo porta fuori, però è un po' pigra, e quindi... Allora, non te la gioca male così se lo porta, giocate un'altra. No, no, però io vorrei che uscisse un po' di più perché è molto vivace. Che cane è? È un Cocker Spaniel, c'ha 6 mesi. Bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Ma non perché è il mio cane, ma proprio perché è bello, bello. Ok, adesso arrivo da te, Davide, che stai facendo? Così la nostra Sabrina Tricarico in regia, a cui dedicherei un applauso che saluto poco. Allora. Ti prende,
anche se io sono qui a smattarellare. Vai, raccontami. Allora, io sto facendo un sugo, se ci riesco. Tanto. No, ci devi riuscire. Con cosa? Al pomodoro, con anche dei pomodorini freschi, con un po' di pesce spada e poi ci aggiungerò del pesto di basilico e rucola e pinoli che non ho preso. Aia! Ve li presto se vuoi, sono buoni. Cosa ce l'hai, i pinoli c'hai? Certo. Dove sono i tuoi pinoli? E due, vai, tutte e due dimenticati. Ho preso la granella, ho sbagliato. Allora, la sfoglia è pronta. Grazie. Poi la ristendi e gli dai giusto un colpo di mattarella. Io pure devo stendere la pasta, quindi... Grazie. Facciamo una cosa. Fai palestra. Giorgia. Eh? Allora, prendete i pinoli tutti e due e tu gli dai mezza sfoglia. E io non faccio l'altra parte, perché okay, sennò mi perdo la ricetta. Ci stiamo tutti? Sì, quella ti sì, basta. Sì, dai. Bastano tre tortelli. Ok, è già pronta. Raccontami. Questa quindi, cos'è? Pesce spada... Sì. Questo qua lo metterò nel ripieno. Mettiti qua a cucinare questa, così okay, ti va più... Cioè, diciamo che se lavorate con padelle piccole è meglio la piastra più piccola che la legge. Te lo volevo chiedere. Ok. Cos'è quella che sta rosolando? Questo grazie, qua sto facendo per il ripieno. Nel ripieno metterò le patate e anche... Tempo indietro? Sì, molto. Fai il ripieno subito, subito. Ah, perché ragazzi, il ripieno di quando c'è poco tempo, magari a casa, fate cose... che sono già cotte, che vanno frullate, impastate e messe insieme. Così cuocere una cosa che poi va fatta riposare, metterla dentro e poi farci una salsa non è per niente facile. Quindi, pesce spada, dadini, spicchietto d'aglio, pomodoro e olio. L'olio in casa vedo che è usato abbastanza... Io non uso tanto. Bene. E poi mi dice andare in palestra, prima mi cucina con litri l'olio di olio. L'olio non fa male, io lanciamo questo con l'olio. Vabbè, certo, sei esagerato, però l'olio extravergine... Non lo bruciare! Mi devi muovere Davide, ti vedo molto indietro sulla chiusura del raviolo, mentre di qua si stanno già chiudendo. Male. Il sughetto non l'ho capito perché non me l'hai spiegato un granché bene, allora, quindi solo i funghi secchi messi in ammollo e poi nell'olio. Adesso sì, dopo ci uniscono. Il dopo è fra 3 minuti, dovete darmi il piatto. Poi vediamo se riesco a tirarvi fuori un minuto in più adesso e togliervelo dopo. Quindi abbiamo scommesso un mese di cane a passeggio. Io lo porto comunque il cane fuori. Siccome aspetta, abbiamo... aspetta, che se no mi scordo assolutamente quello che ho pensato prima. I finferli, tagliateli sul fondo, li sciacquate velocemente in una bacinella con acqua fredda corrente e li scolate su un canovaccio pulito. Gli date un'asciugata grossolana e una tritata al coltello. Non serve che siano tutti a pezzi uguali, anzi, più o meno piccoli creano scambi di consistenza, quindi diventa il piatto un pochino più interessante. Vanno trifolati, quindi padella antiaderente, bella ampia, così si asciugano facilmente, filo d'olio, spicchietto d'aglio o lo scalogno tritato fatto stufare prima a fiamma bassa e poi riportato su di temperatura prima di mettere i funghi, il peperoncino facoltativo. Li saltate per 3-4 minuti, non li cuocete tanto, così rimangono belli croccanti. Il sale e il pepe li mettete direttamente nelle due ricotte miscelate insieme, non salate i funghi, così rimangono più compatti. Aggiungete i finferli e lavorate il tutto in modo da far prendere alle due ricotte il profumo e la consistenza, insomma, gelatinosa che possono avere i finferli quando creano il suo sughetto. Rompete dentro con le mani le foglioline di mentuccia o la menta classica e quello sarà il vostro ripieno. Le andate a lucidarli semplicemente con olio e burro e un altro po' di mentuccia. Mi raccomando, aggiungete l'acqua di cottura a questa padella con i grassi perché così si crea l'emulsione che ve li rende belli glassati. Se volete il pecorino sardo lo potete mettere o a scaglie sopra oppure un pochino grattugiato all'interno, il sapore sarà super giù lo stesso. Dentro è più facile, fuori dovete stare attenti all'umidità se non tende ad asciugarveli. Allora, parto da te Luca. Sì. Beh, l'hai mai mangiati gli originali? Sì, li ho mangiati gli originali, li ho mangiati nella parte loristanese piuttosto che in quella nativa dell'Ogliastra, dove li fanno buonissimi con all'interno muggine, un po' di salsa di mirto e poi mettono un cacio che si chiama dolce sardo, dolce che hanno sardo, d'arborea buonissimo. È stupendo, ma sì, senza impasto di patate o ricotta? No. Ok, infatti ricordiamo che stiamo dando delle varianti, certo, dell'originale. Vale, l'hai mai fatti? Fatti no, ma mangiati di tutti i tipi, di tutte le varianti. E mi capita spesso di andare in Sardegna, quindi li ho assaggiati anche con i diversi sughi, quindi col maiale, con la salsiccia. Mi sono piaciuti tantissimo verdi, quindi agli spinaci, la pasta agli spinaci con dentro ricotta di pecora, uova e zafferano, buonissimi. Michi, l'avevi mangiati? L'ho mangiati sì, tante volte, ma li conosco come un piatto proprio
importante, cioè loro lo riservano per esempio per il giorno dei morti, perché è un piatto che onora i defunti, perciò è il simbolo per esempio di amicizia. Allora se loro ti fanno questo piatto è proprio un attestato di stima importante, perché poi tutto il disegno della spiga sopra. Venite a farceli in studio originali. Come fanno questi poveri ragazzi a farli così velocemente? Me lo chiedo anch'io. Prendi pure la sfoglia, vai, cambio. Sai che fra... Facciamo quel gioco che fai sempre, ragazzi, un minuto in più, dai. Ok? Va bene, allora, da adesso parte l'ultimo minuto, però Davide, dai, va bene. L'avete mai mangiati, pubblico? Guarda, adesso vi facciamo assaggiare quelli di Davide, perché io non li mangio. Fra una mezz'oretta sono pronti, dai, tranquilli. Davide c'ha i tempi suoi, c'ha proprio, veramente i tempi suoi. Con calma, Davide. Davide, è solo 2 anni e mezzo che sta con lei, però per lui sono già passati 10 anni. Devo dire che lui è lento, ma fa delle cose buonissime, veramente. Ma lo metto in dubbio, solo qua c'è una sfida, ci stanno dei tempi. Davide, stanno però a un attaccante di sentirsi dire che è lento... Centrocampista? Allora mi hanno dato un'informazione errata, ma mi hanno detto che hai una punta. Non vedevate l'ora di assaggiare i Cool Jones? State con noi a qualche fiamme, adesso vi arrivano... 10, 9, è uno, superstite, sono spaccati tutti. Va bene, sono dei maltagliati, non ce lo mette a tutto questo. Stop, spiatti sull'alzata, e invece Davide è uscito con il... è incredibile. Ok, rimanete davanti al tagliere. Aiuto. Allora,